Questo pomeriggio sono stati invitati al salotto televisivo di Barbara D'Urso pomeriggio 5 Nicola Olivieri e Christian Massella. La prima è una nota attrice italiana, celebre per il suo ruolo di Alice nei Cesaroni 6. Mentre il secondo è un calciatore che si è subito innamorato di lei, decidendo poi di sposarla e di avere un figlio. Ebbene sì, in poco più di un anno per la precisione, 1 anno e 3 mesi i due si sono fidanzati, sposati e poi hanno scoperto che sarebbero diventati genitori. 21 anni lei, 24 lui. È successo tutto velocemente, siamo entrambi molto istintivi. Ci siamo conosciuti 1 anno e 3 mesi fa, ha dichiarato Nicola Olivieri, emozionata, ai microfoni di Pomeriggio 5. Il loro primo bebè è una femminuccia, si chiama Aria e nascerà il prossimo mese. Una figlia che hanno cercato e che, dunque, non è capitata come ha detto chiaramente l'attrice dei Cesaroni 6. Fiction Publispay in onda su Canale 5 che è il suo debutto ha registrato ampi consensi, e anche sul web dove le visualizzazioni sono volate ad oltre 7 milioni. La proposta di matrimonio è arrivata il giorno del compleanno della Olivieri. Lui si è inginocchiato davanti ai loro parenti più stretti e le ha chiesto se avesse voluto diventare sua moglie. Nicola Olivieri non ha risposto subito poiché in lacrime. Ma, dopo aver visto l'anello chiuso in una scatolina posta al di sopra della torta, ha detto di sì. Nicola Olivieri partorirà ad ottobre 2014. La piccola nascerà ad ottobre e sarà avvolta dal calore e dall'affetto della sua famiglia, giovane ma con la testa sulle spalle. Lui avrebbe voluto un maschietto per giocarci al pallone e ora il rischio è che possa essere molto geloso della sua prima figlia, femmina, dal momento che con suo fratello è super appiccicoso come ha svelato l'attrice dei Cesaroni. Il calciatore, tra l'altro, presenzierà in sala parto mentre la Olivieri ha detto di no ai corsi pre-parto. Avverrà tutto in maniera spontanea, naturale. Un sogno è quello di poter creare una famiglia tutta sua per Massella che crede nei valori e che ha una famiglia meravigliosa da cui vuole prendere esempio. Sognavamo tutti e due un figlio. Chi se ne frega.